Giulia Schirripa. Sono qui con Giulia, a lei quanto visto, qual è la cosa che vi è piaciuta di più in assoluto? Boh, alcuni prodotti. Anche questo è l'EICMA. Alessandro ha trovato un mezzo di cui si è innamorata falsamente. Sotto al giacchetto. Allora, potete usarla sia sotto che sopra. Vado. Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Viaggi di Ale e Massi. Questa mattina, dopo aver chiesto il giorno di ferie e pagato il biglietto, entriamo a letto. Buongiorno. Di ritorno da EICMA vi dico che eravamo partiti con l'idea di trovare delle soluzioni buone ma un pochino più accessibili per il 2025 per il moto turismo. Se ci siamo riusciti o no non lo so, quello giudicatelo voi. Sicuramente siamo riusciti a divertirci, a vedere tutte le nuove moto e ad ascoltare ciò che pensa la gente di EICMA. Guardate il video fino in fondo, avrete delle sorprese. Mi raccomando, se il video vi sarà piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per non perdere video futuri. Grazie. Siamo all'EICMA 2024, padiglione 15 e siamo in compagnia 13, bene, perfetto. Siamo al padiglione 13, prima gaffa della giornata, sarà lunga e dura. E ci troviamo in compagnia di Ferdinando Pellegrino. Ok. Prego, presentaci la tua azienda, se possibile. Allora, noi siamo un'azienda tedesca, SV Motec, ormai da 25 anni sul mercato. Siamo qua alla VRS a guardare le modifiche che sono state fatte a questo GS 1003. Questa modifica penso sia abbastanza importante, perché dovrebbe togliere l'aria dai fianchi. Abbiamo parlato prima con lo sviluppatore e appunto ci diceva che da 90 a 140 ci dà una mano a togliere l'aria dai fianchi. Vediamo di qua in versione trasparente, mentre gli orecchi e il parabrezza sono sviluppati su quello del modello dell'originale e il coprifaro uguale, ma il materiale sicuramente è migliore rispetto a quello che mamma BMW ci dà. Buongiorno a tutti, Ale e Massi oggi vi portano a Tappezzeria Italia. Prego, descrivici la tua azienda. Ciao, sono Antonio e niente, noi facciamo gli allestimenti per serie moto da 10 anni, da 6 anni ci siamo anche lanciati sul B2B, quindi vediamo anche con altri. Con questa novità totalmente elettrica. Qual è il motoviaggiatore che non vorrebbe viaggiare con questa moto? Honda NT 1100, secondo me è un'ottima moto per il mototurismo, con cambio automatico e quest'anno sono state introdotte anche le sospensioni elettroniche, quindi secondo me è ancora diventata più interessante. Ditemi qualcosa se a voi piace. Non potevamo non vederla a vedere. Il nuovo motore Honda, 3 cilindri con compressore volumetrico elettrico. Chissà quando lo vedremo su strada. Abbiamo trovato un nuovo mezzo per l'Alessandra. Questo mi sembra per la mobilità urbana. Ecco. Siamo a EICMA 2024 allo stand di PMAJ. Siamo in compagnia di Diana. Diana, che ci parlerà un po' delle novità per l'abbigliamento, moto abbigliamento protettivo, sì. Protettivo per 2025. E come non fermarci a vedere la Tracer GT Plus. Anche questa è una moto nata per il mototurismo e sinceramente quest'anno ha avuto delle migliorie importanti. Al giacchetto. Allora potete usarla sia sotto che sopra. Che sopra, ok. Guarda un po' l'utilizzo che. Ok. A me mi starà. E forse quella giacca. È già dotata di airbag. Apriamo dietro, si può aprire. Vai, brava. Ok. Vai, ok. Ok. Aiuto. Vado.
cavolo, bellissimo, si sente proprio, grazie. Poi 4-5 minuti comincia a sgonfiare, esatto, e dopo fino a 2 scoppi potete cambiare il generatore in autonomia. Ok. Appunto. Appena si sgonfia si può cambiare la sirena. E dopo il terzo bisogna andare in negozio e c'è il ricambio del sacco. Ok. Esatto. Controllano che la giacca sia a posto, certo, e fanno tutto un controllo. Sì, 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 certo, esatto, certo. L'attivazione attraverso il bottone, basta chiudere il bottone e la giacca si accende. Poi c'è un LED, okay, che c'è lo stato, quindi sì, verde attivo, blu si sta connettendo. E questo va caricato, mi immagino. E va caricato, esatto. Okay. Dietro c'è un cavo, sì, quindi USB-C, quindi prende, okay, il telefono, sì, per dire. 4 ore ricarica completa e poi ti dura 12 ore di ricarica. Ah, ok. E qua c'è questo, sì, gancetto, che quindi quando la sganci, sì, mettere sempre questo di sicurezza, in modo tale che non faccia contatto, okay, perché è magnetico, è magnetico, magari col vento qualcosa, sì, 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 si chiude, sì, fa contatto, si accende e magari poi esplode, no, in momenti, certo, in cui non dovrebbe, senza motivo, insomma, okay, grazie. Niente. E sul canale anche un po' di, grazie, sicurezza. Ciao. Adesso come non passare allo stand B&W? Aiuto. C'è un po' di persone, praticamente ci sono quelle 3 o 4 persone anche allo stand B&W. Adesso andiamo a vedere se troviamo la regina delle moto da turismo, almeno per quanto mi riguarda sarà sempre la regina. Siamo con il GS1003 a Ventor con le borse, riusciamo a vederle, vediamo se siamo. Ecco la apertura del bauletto, Comunque abbiamo scoperto che solo il bauletto si chiude elettricamente, mentre le borse laterali, che non riusciamo a aprire perché sono già chiuse con la chiave, se appunto si chiudono solamente con la chiave e non elettricamente, come erroneamente più o meno hanno tutti detto. Comunque le sue borse sono veramente belle. KTM 1390 Super Adventure. Anche questa avrà la versione con cambio automatico. E guardiamo, e guardate cosa si fa per un cappellino. Ma è firmato da Antonio Cairoli. Anche questo è l'ECMA 2024. Una wheel up per ECMA 2024. E io sono Gianluca. Gianluca ci presenterà, diciamo, le novità per il 2025 per il mototurismo, sia per la parte invernale che per la parte estiva, insomma, femminile e maschile. Ci sto bene? Qui. Non ci stai bene, ci stai benissimo. Per i 200 anni dall'apertura del Passo dello Stelvio, Moto Guzzi ha fatto questa moto dedicata appunto a queste. E poi ci sono gli incontri eccezionali come Danilo Callegari, spericolato avventuriero, e Sara e Francesco, una coppia di moto viaggiatori davvero speciali. Ma adesso vediamo che cosa ne pensa il pubblico. Ecco, che cosa avete visto? Qual è la cosa che vi è piaciuta di più in assoluto? Boh, alcuni prototipi che hanno fatto e basta. Sì, quello. Dopo l'ambiente comunque è tutto bello qua. Grazie. Per me l'ultima MV Augusta a livello di design è la più bella. La quantità di gente che c'è. No, è quella che mi è piaciuta di meno. Il prodotto. Non so, beh, c'è tanta di quella roba. Alla moto. Ma tante moto, tante novità, ci sono tante cose nuove da vedere. Ci sono tante ditte anche nuove, tante moto, tante case nuove da vedere. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? È lo stand dello Yamaha. Dobbiamo fare una foto e non sai, una passione. Sì, sì. Com'è? Sei appassionata di moto? Hai una moto? Sì, no. Vorrei averla, sì, okay. E niente, non ce l'ho, però è una linea, una gamma che mi piace molto, insomma, è poi una cosa che mi appassiona. Volevo sapere cosa ne pensa di questa moto e che cosa gli è piaciuto di più di tutta l'ECMA. Allora, dell'ECMA
normalmente sono abituato a frequentarlo. Confusione, una sorta di invasione cinese dove non trovo più né spazi né luoghi a me cari e consueti. Proprio una sorta di... ma di più di un'invasione, quasi un possesso. Per il resto comunque colore, allegria, vivacità, però una confusione mentale che genera un eccesso di policromia, insomma. Su questa moto dico... Ecco, su questa moto? Vabbè, simpatica, versatile, inconsueta, per cui... Vero, benissimo. Mi piace, spiritosa, io sono un utente Harley e Ducati, e quindi sono motociclista da sempre. Però devo dire, per l'utilizzo versatile, una rotta di pazzia che è compatibile con il nostro... Siamo Giulia Schirripa. Sono qui con Giulia, a lei con Almena 24. Ciao. Per chiederle come, se è la prima volta che fa questo lavoro e come si trova. No, allora, in realtà è il quarto anno che faccio ECMA, però questo è il primo anno che faccio da immagine, poiché ho sempre fatto hostess, perché mi piace di più parlare con la gente, parlo tante lingue, passa il tempo più veloce. E, onestamente mi sono trovata bene col brand con cui sono, ma in generale persone educate, nessuno mi ha disturbato, è un piacere per me fare foto perché mi piace. E, grazie. E nulla, davvero una bella esperienza, però ECMA si sa, cioè, è bello. Da io, vero? Si sta benissimo, proprio con tanto di schienale da adottare questa soluzione, fantastica. Da questo ECMA 2024 è tutto, i viaggi di Ale e Massi vi salutano, ci siamo divertiti un sacco e ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un like, mi raccomando, ci contiamo, per voi gratis e per noi conta tantissimo. Azionate la campanella, mi raccomando. Ciao!